Margherita Hack si farebbe fare un oroscopo? No, assolutamente no. Anche se un oroscopo me l'hanno fatto quando nacqui, perché i miei, io l'ho trovato quando i miei sono morti, scartabellando fra le loro carte, ho trovato questo oroscopo e mi sono divertita a leggerlo perché prevedeva di me esattamente il contrario di quello che io sono. Cioè mi attribuiva doti artistiche ma grande volubilità. Ora io invece doti artistiche ce ne ho pochissime, ma se ho una dote è quella di essere estremamente costante, quindi esattamente il contrario. Ma direi che l'astrologia si può definire una, come l'alchimia, una scienza fossile, nel senso che l'astrologia 2000 anni fa, forse anche 500 anni fa, era una scienza e allo stesso tempo una filosofia, una religione, perché allora ancora il metodo scientifico galileiano non esisteva e scienza, religione e filosofia erano praticamente la stessa cosa. 2000 anni fa non conoscevamo niente, si può dire, dell'universo, della costituzione dell'universo, della costituzione delle stelle, e gli uomini ponevano gli dèi in cielo e attribuivano ai moti dei pianeti fra le stelle tutta la causa di tutto quello che non sapeva spiegare, e attribuivano le calamità, le attribuivano le fortune, e quindi astronomia e astrologia erano, e religione erano la stessa cosa. Ma oggi si potrebbe dire un po' malignamente quello che Casanova diceva della Madame Adurfè, il più bel seno di Francia 40 anni prima.